Abbiamo bisogno degli alberi. Gli alberi aumentano la biodiversità, danno una qualità della vita migliore, quindi è una vera grande sfida. Abbiamo incontrato Stefano Boeri, uno dei più famosi architetti al mondo, amante degli alberi e della natura, che ha fatto della sua passione l'anima del suo lavoro. Da tutti conosciuto per i suoi boschi verticali, inserisce il verde nei contesti urbani, studiando l'equilibrio tra elementi naturali e creazioni dell'uomo, il tutto in virtù di una vita migliore. Urban forestry significa piantare alberi nelle città, piantare alberi attorno alle città, piantare alberi che in qualche modo creano dei corridoi verdi che attraversano le città. Non stiamo parlando di una, come dire, di un obiettivo irraggiungibile, ma un'operazione concreta e che oltretutto è anche un'operazione di generosità e di speranza, perché piantare un albero è anche un gesto bellissimo che poi lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Architetto, come concepirebbe una città del futuro? Insieme a una grande sfida che è quella delle energie rinnovabili e insieme alla grande questione dell'economia circolare, cioè imparare a riutilizzare il più possibile. Il verde e la forestazione sono il terzo grande pilastro di una transizione ecologica, quindi avere più verde negli edifici, sui tetti, avere più verde nelle città, nei viali, connettere i parchi e poi lavorare sui boschi. Noi in Italia abbiamo 35% del territorio boschivo, non ce ne siamo mai accorti. Questa è una risorsa formidabile. Per vincere le sfide del domani dobbiamo iniziare da noi stessi, ci dice l'architetto, modificando il nostro approccio nei confronti del cambiamento. Dobbiamo smettere di parlare di minacce, di paure e cominciare a dire che il futuro con una transizione ecologica è un futuro migliore, che andiamo a fare qualcosa che serve a migliorare la qualità della vita, non lo facciamo solo per difenderci. Questo è un punto importante. L'idea di piantare un albero ha questa grandissima qualità, no? Che stiamo costruendo qualcosa di nuovo, di bello, di vitale, che darà vantaggi a chi verrà dopo di noi. Mai come in questo momento storico, ci spiega Stefano Boeri, abbiamo bisogno di un equilibrio tra uomo, animale e natura, proprio del passato del nostro territorio, ma che noi, con un'eccessiva urbanizzazione, abbiamo distrutto. Abbiamo costruito assolutamente troppo, abbiamo costruito in modo sbagliato, abbiamo costruito coprendo milioni di ettari di coltivazioni, distruggendo boschi, quindi abbiamo fatto una cosa gravissima che è quella di aver ridotto la biodiversità, e la biodiversità delle specie viventi è un fattore fondamentale per la vita. Il salto di specie che ha fatto un piccolo virus da un roditore all'uomo è stato anche facilitato da un drastico calo della biodiversità, quindi abbiamo bisogno della ricchezza delle specie viventi attorno a noi. Il segreto per un futuro migliore è tornare al passato e vivere in un mondo dove la natura faccia di nuovo da padrona. Il verde è un elemento fondamentale per la qualità e per la salute. Un rapporto con gli alberi, con le piante, faciliti non solo dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista complessivo il miglioramento della qualità della vita. Noi abbiamo costruito degli universi minerali, ecco, dobbiamo cominciare a pensare che invece dove si vive ci debba essere spazio per le altre specie viventi, a partire da quelle vegetali.